Care marketenderinnen, cari Suthen, cari amici del Tirolo e cari ascoltatori, siamo qui in occasione della Settimana della Libertà e per pensare al nostro futuro. In questo periodo ricorre anche il ricordo dei 60 anni della Feuernacht. Quel periodo toccò profondamente la nostra terra. A seconda dell'appartenenza del pensiero delle persone, a questo periodo sono state date interpretazioni contrapposte. Dobbiamo conoscere e ragionare anche su quei fatti. Conoscere la storia serve per progettare un futuro migliore. Serve anche per evitare la nascita di altre violenze, cosa che dobbiamo evitare in tutti i modi. Anche allora fu una lotta per la libertà. Una lotta per difendere il diritto a parlare la propria lingua, a coltivare le proprie tradizioni, poter esporre la propria bandiera. Una lotta per la libertà di una terra e per il diritto a un popolo di poter determinare il proprio futuro. In egual modo anche Andreas Hofer lottò per la libertà della sua terra e del suo popolo. Andreas diceva: «Prendete le armi, che dobbiamo difendere ciò che ci è più caro». Lottò e morì perché il suo popolo potesse vivere in pace nella terra che amava, secondo le proprie usanze e tradizioni. Fu il grido di libertà che anche allora il popolo tirolese si mobilitò, accompagnato dai fuochi che illuminavano tutte le montagne. Per nostra fortuna, Andreas Hofer è rimasto radicato profondamente nella memoria del popolo tirolese. In Vandea dicevano: «La nostra patria sono i nostri villaggi, i nostri altari, le nostre tombe, tutto ciò che i nostri padri hanno amato prima di noi. E questa terra noi la sentiamo sotto i nostri piedi». Vi invito a fare vostri gli ideali di queste persone. San Giovanni Crisostomo diceva: «Il desiderio di dominare è la madre di tutte le eresie». Non sarebbe male dedicare in questa settimana un piccolo dibattito su questo concetto, il desiderio di dominare, che è esattamente il contrario del concetto di libertà. Oggi noi, fortunatamente, molte cose per cui nel tempo passato si è combattuto sono diventate ordinarie e riconosciute da tutti. Ci è stata riconosciuta anche un po' di autonomia. Quello che manca ancora è l'unità della nostra terra, è la possibilità di poter decidere in maniera più incisiva il nostro futuro. Una volta erano le persone che determinavano la propria vita, poi si è fatta strada l'idea che ci dovesse essere uno Stato che regolasse la vita di tutti. Sicuramente i tempi sono cambiati, ed oggi non sarebbe possibile vivere secondo i canoni di allora, anche se penso che ci sia ancora bisogno di far suonare le nostre campane a martello. Ma oggi, per quello che riguarda il nostro futuro, oggi a più di 100 anni di distanza dalla fine della Prima Guerra Mondiale, si presenta una grande occasione. Gli stati del vecchio continente risultano istituzioni sempre più obsolete. Sono costretti a confrontarsi con dei grandi blocchi come gli USA, la Russia, la Cina. Solo l'unione di questi stati in una nazione europea potrà garantire il futuro di tutti noi. Nell'ambito di questa unione verranno consolidate le grandi regioni europee. Una di queste è e sarà sicuramente la nostra Euregio Tirolese. Per chiudere, prendo a prestito una frase di Papa Ratzinger. «C'è bisogno di uomini che nutrano una grande speranza e possiedano perciò molto coraggio. E questi uomini e queste persone sono sicuro che siete voi. Vi auguro una buona giornata. Suthen Eier».